Benvenuti al campo Certosa di Roma e buon pomeriggio da Davide Antignano. Gara di ritorno della semifinale degli spareggi nazionali di eccellenza. Al termine di questa partita scopriremo chi si aggiudicherà il pass per andare in finale e per poter continuare ad inseguire questo sogno nel cassetto, chiamato Serie D. La regione Marche si sposta nel Lazio, da una parte all'altra dell'Appennino, da Pesaro Urbino si viaggia per arrivare a Roma. In campo ci sono Certosa contro Fosse Ombrone, pronte a darsi battaglia per altri 90 minuti di fuoco. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro, flashback, torniamo nella gara di andata. Nei primi 90 minuti il Fosse Ombrone porta a casa una vittoria importantissima davanti al proprio pubblico in terra pesarese, vince di misura per 1-0 proprio nelle fasi finali del match, a 5 minuti dal fischio finale. Si attende solo il fischio di comito che arriva in questo momento. Attenzione a Passiatore, sempre molto pericoloso da queste situazioni, ma anche Desideri, sono tutti a dar fastidio al portiere. Vediamo, arriva il cross sul secondo palo, proprio il Passiatore, il colpo di testa, Pagliari la salva, il Certosa vicinissimo al vantaggio. Abbiamo detto che da calcio d'angolo, da queste palle inattive, Passiatore è sicuramente il pericolo numero uno. Buono questo lavoro di Bernardi che recupera e allarga per Colasanti. Gancio difettoso, però tiene il pallone in campo, allora dentro per Ferri, 1-2 ancora con la Santi, a cercare ancora Ferri che tira, pallone sul fondo, occasionissima per il Certosa che non riesce a trovare il gol del vantaggio. Buono il pallone per Ferri, campo di spazio, infilata per Jukic, dietro per Battisti, vediamo se riesce a calciare, la palla buona per Colasanti, ancora Battisti, Ferri vuole girarsi, ancora Ferri a puntare tutta la difesa, allarga per Colasanti, buono il numero di Colasanti che arriva sul fondo, scarica per Ferri, arriva il tiro e la palla non entra, c'è stata però una deviazione, pallone in calcio d'angolo, che occasione per il Certosa. A un passo dal vantaggio il Certosa. Sapevamo che era una partita difficile, ce la metteremo tutta, ci manca solo il gol, l'impegno è il massimo e proveremo a fare di tutto per ribaltare la partita. Ma è una partita molto tosta, ci serve tanta concentrazione, ci serve di stare in partita, soprattutto oltre che fisicamente anche mentalmente, e continuare a battere sulla... abbiamo preparato bene la partita, ovviamente la partita è maschia, è sporca, quindi ci serve stare in partita e stare molto duri nei contrasti e nella tensione. Ed eccolo l'inizio del secondo tempo. Ciriachi la perde, Bucchi tra le linee per Pagliari, il filtrante per Camilloni, Marini, miracolo di Marini che para sul tiro di Palazzi e mette il pallone in calcio d'angolo, occasionissima per il Fosse Ombrone. Nei pressi della bandierina si fa vedere Battisti, va lungo in mezzo all'area, Ferri a proteggere il pallone, si gira bene, destro, la deviazione in calcio d'angolo sul destro di Ferri, ci prova Certosa. Blocchi in area di rigore, pallone messo dentro, colpo di testa di Rigioni e il Fosse Ombrone passa in vantaggio, è 1-0. Passa in vantaggio il Fosse Ombrone. E questo è un gol pesantissimo. Passiatore. Germinali la mette giù, Pandolfi, vediamo lo scatto di Jukic, si mette davanti Rigioni, poi la palla è buona per Turzi che calcia,
ma non trova la porta, palla sul fondo e probabilmente si spengono definitivamente le speranze del Certosa. Ancora Pandolfi, va a terra Germinale, si gioca per il vantaggio, ma non c'è più tempo. Il Fossombrone batte il Certosa 1-0, così come nell'andata, ed appoggia un piede sull'ultimo gradino che affaccia al sogno chiamato Serie D. Arrivano gli applausi per il Certosa, che ha concluso una stagione comunque magnifica. E dal centro, dal campo Certosa, è veramente tutto. Un saluto da Davide Antignano.